soddisfazione degli organizzatori che parlano di boom di ascolti per il concerto del Capodanno 2022 Passione Live, trasmesso in diretta streaming dal Maschio Angioino su Ecosistema Regione Campania, Scabec, Fondazione Campania The Festival e sul sito istituzionale del Comune di Napoli. In diretta anche su alcune radio e emittenti televisive che si sono rese disponibili a trasmettere il concerto. A fine serata il sindaco Gaetano Manfredi ha lanciato un appello a tutti i napoletani. Un augurio di un felice 2022 a tutti i napoletani e a tutte le napoletane. Un momento di gioia, un momento di felicità, un momento di speranza. Noi tutti ci auguriamo che il nuovo anno sia l'occasione di una ripartenza. Oggi purtroppo abbiamo ancora la pandemia con cui ci dobbiamo confrontare, ma sicuramente il 2022 sarà un anno di speranza, un anno di opportunità, e la nostra bellissima città avrà l'occasione per poter ritornare a risplendere, per poter dare quella felicità che tutti i napoletani si aspettano. Buon 2022 a Napoli, buon 2022 a tutte le napoletane e a tutti i napoletani. Un Maschio Angioino d'eccezione a porte chiuse, illuminato soltanto da giochi di luce ed ombre per una notte teatro di una serata particolare, pregna di musica, di energia e passione. Il progetto Rinascita è stato fortemente voluto dall'assessore al turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, su indicazione del sindaco Gaetano Manfredi, è finanziato dai fondi del POC Campania 2014-2020.